La storia dell'arte è ricca di pittori che ebbero vite dissolute e sfrenate, sprezzanti della salute con vizi incontenibili, che inevitabilmente li accompagnarono ad una morte precoce, spesso suicidi. Questi artisti, definiti maledetti, con estro creativo legato a un'immensa sensibilità e con una forte tendenza a sviluppare depressione e psicosi, erano facilmente colpiti dalla dipendenza da sesso, alcol e droghe varie. Quasi tutti poveri e disagiati, per vocazione o per necessità, erano spesso affetti da malattie venere o mentali, con ricoveri frequenti nei sanatori o manicomi, ma erano tutti molto dotati della capacità di trasferire in opere suggestive e affascinanti un'importante carica sentimentale ed emotiva. Uno di questi geni fu sicuramente Maurice Utrillo, intelligente e sensibile, messo precocemente alla prova dalla vita con un'infanzia turbolenta. Egli seppe sublimare il suo disagio esistenziale testimoniando con opere originali luoghi e storie della Montmartre della prima metà del Novecento, diventandone forse il più grande cantore. La collina di Montmartre, durante la sua infanzia, era un quartiere povero e malfamato, ricettacolo di gente che viveva di espedienti e luogo di ritrovo di giovani artisti, forse attratti dai bassi costi e dai ritrovi disposti a concedere loro credito. Di tutti questi, Utrillo fu l'unico a poter vantare i natali e gran parte della propria esistenza in questo angolo di mondo, culla di incredibili fervori artistici e fonte di ispirazione di grandi pittori, sinonimo di arte e mondanità, luogo romantico quanto di perdizione. Sua madre era Susanna Valadon, al secolo Marie Clémentine, figlia di ragazza madre portata in quel luogo ancora in fasce e che aveva vissuto la giovinezza in modo spregiudicato. Facilitata da una bellezza non trascurabile, era prima stata modella di sinibite sensuale di grandi artisti quali Puvis de Chavannes, Degas, Toulouse-Lautrec e Renoir, e poi anch'essa apprezzata pittrice. Come sua madre, all'età di 18 anni, il giorno dopo il Natale del 1883, partorì un figlio che chiamò Maurice, del quale non volle mai rivelare la paternità, o forse perché neppure lei poteva stabilirla. Con una madre impegnata a posare o in giro per i bistrò in compagnia di artisti e intellettuali, il piccolo Maurice crebbe con la nonna, affetta da alcolismo, in un ambiente disordinato e malsano. Fin dai primi anni di vita fu soggetto a frequenti crisi rabbiose, che la nonna placava con l'unica cura che conosceva, annaffiando i cibi con sostanze alcoliche che lo calmavano stordendolo. Maurice trascorse un'infanzia infelice, malaticcio e quasi sempre sulla strada, seduto sui marciapiedi con la testa tra le mani a guardare le pozzanghere, nell'attesa della mamma che tardava ad arrivare. Presto emersero problemi neurologici con frequenti crisi epilettiche. Quando accompagnava la madre nei bistrò, ai primi accenni di crisi veniva legata a una sedia per evitare che distruggesse il locale. Supponendo che il motivo dei suoi disagi fosse l'assenza di paternità, la madre girava con il piccolo per gli atelier allo scopo di procurarne una. Dopo numerosi tentativi, quando Maurice ebbe compiuto gli 8 anni, fu uno dei tanti amanti della madre, Miguel Utrillo, ingegnere, pittore e critico catalano, ad accettare di legittimarlo, ma eclissandosi presto e non occupandosi mai di lui. Dopo pochi anni, Susanne trovò la sicurezza economica sposando Paul Moussy, un ricco uomo d'affari. La famigliola si trasferì a Montmagny e Susanne ebbe modo di stare più vicino a Maurice. Neppure il benessere cambiò lo stato di Maurice. Al liceo, che non terminò, si mostrò svogliato a refrattare gli studi. Spesso disertava le lezioni e, ancora peggio, tornando a casa senza fretta, sostava nelle osterie lungo il percorso in compagnia di amici, abusando di alcolici, tanto da essere alcolizzato già all'età di 13 anni, al punto da meritarsi dai compagni l'appellativo di Litrillo. A 17 anni apparvero le prime crisi di delirium tremens e fu necessario il ricovero in una casa di cura. Tornato a casa, su consiglio di un medico curante, la madre lo incoraggiò a impegnarsi nella pittura, ben felice di fare essa stessa da maestra. Susanne fu sorpresa del potenziale artistico del figlio e lo lasciò dare sfogo al suo istinto, libero di includere nella sua pittura tutta la sua solitudine e malinconia. E Maurice seguì la cura con impegno e passione, trascorrendo intere giornate al cavalletto.
Aveva già 20 anni quando cominciarono ad apparire i suoi primi dipinti, dotati di particolare originalità, i cui soggetti erano veduti e scorci prima del circondario di Montmagny e poi di Montmartre, piantando il cavalletto in ogni angolo di quest'ultimo quartiere, spesso scambiando i suoi quadri con una bottiglia di vino. La pittura, infatti, non lo affrancò dall'alcol, anche se sicuramente gli fornì momenti di sollievo. Il richiamo dell'alcol era ancora forte e a Montmartre cominciò a condurre una vita da bohemien ubriacone. Lo si vedeva spesso per le strade al Ticcio, con in mano una statuetta di Giovanna d'Arco o a suonare un biforo stonando. Viveva in una stanzetta nel retro di un ristorante cabaret, al quale la madre, disperata per la sorte di quel figlio, pagava di nascosto misere somme per vitto e alloggio, lottando senza successo per tenere Maurice lontano dall'alcol, fuori dal carcere e lontano dagli ospedali psichiatrici nei quali entrò ben 7 volte. Spesso erano le prostitute a fiutare il talento di poveri diavoli come Maurice e non di rado queste accettavano dipinti in cambio di prestazioni sessuali. Similmente facevano i negozianti del luogo in cambio di cibo e di vino, i quali esponevano i quadri nelle loro vetrine che diventavano così le loro prime gallerie e dove si determinavano i prezzi delle opere. L'alcol lo uccideva fisicamente e moralmente, ma lo aiutava a liberare la sua arte. Dipingeva quasi con forza, sopportando se stesso, alternando le sedute di pittura con pause consumate nei bistrò dai quali usciva in evidente stato di ebbrezza. Schernito dai passanti, spesso le reazioni finivano in risa e Maurice ne usciva sempre malconcio. Raccolto dalle guardie, finiva in caserma e anche qui ne barattava l'uscita in cambio di dipinti. Le prime reazioni positive alla sua pittura diedero senso alla sua vita che fino ad allora era priva di socialità, ma l'alcol rimase sempre il mezzo per affogare il suo profondo disagio interiore che peraltro condivideva con molti amici artisti. Uno di questi fu André Uther, 3 anni più giovane di lui, che incontrò a Montmagny e per il quale Suzanne, sua madre, lasciò il ricco marito nel 1909 sposandolo qualche anno più tardi. Questo comportò il ritorno a Montmartre e a vivere in un ménage à trois, molto criticato e definito la Trinità Infernale per la turbolenta e sregolata convivenza. Dalle vetrine dei negozi, Utrio cominciò ad esporre pure in gallerie e a firmare i primi accordi con i mercanti, anche se per modeste cifre. Un suo quadro fu accettato al Salon d'Automne del 1909 e critica e pubblico lo accolsero benevolmente. Ma la fortuna cominciò quando Octave Mirbeau, scrittore e critico d'arte, disse di aver incontrato un genio e pur definendolo uno spreco umano, un pazzo che dipingeva sbavando, mangiando poco e bevendo molto, invitò il pubblico ad affrettarsi ad acquistare le sue opere perché sicuramente non gli sarebbe rimasto molto tempo da vivere. Cominciò il periodo della maturità artistica. Espose in mostre personali e in collettiva, con la madre e anche con Uther, raggiungendo il successo. Con il successo arrivarono anche la ricchezza e la notorietà. Intorno agli anni 20 era già un pittore apprezzato, diventando uno dei pochi pittori a raggiungere la fama in vita, ricevendo nel 1928 la Legion d'Onore, la più alta onorificenza della Repubblica Francese. La notorietà e il denaro spinsero Maurice ad immergersi sempre di più nel lavoro. Forse anche con l'aiuto della madre, all'età di 52 anni, dopo aver abbracciato la fede, sposò Lucie Valore, fresca vedova di un banchiere, e con lei andò a vivere nella villa di Le Vésinet, dove visse quasi segregato sotto il controllo della moglie, che prese possesso di tutti i suoi averi, ma mettendo ordine alla sua vita caotica, vigilando sulla sua salute e gestendone l'attività. Fu un periodo cupo, afflitto dalla malattia mentale aggravata dalle epilessie e dai problemi di alcolismo cronico. Dipingeva paesaggi visti dalla finestra o a memoria o da cartolina, sempre di più solitario e malinconico. A poco il suo animo si placò e così la sua creatività, con la sua pittura che diventò sempre più ripetitiva facilitando la circolazione di falsi. Stanco e amareggiato, morì il 5 novembre del 1955, poco più di un mese prima di compiere 72 anni, nello splendido hotel di Dax dove era ancora con la moglie Lucy. Riposa nel cimitero di Saint-Vincent, a Montmartre, di fronte alla penna Gilles, uno dei suoi soggetti preferiti. Maurice Utrio non aderì ad alcuna corrente artistica, non avendo teorie da apportare o da interpretare. Tuttavia, la critica lo associa alla scuola di Parigi, unico francese tra tanti artisti stranieri.
La sua pittura, essenzialmente autodidatta, è ingenua, tanto da essere tentati ad avvicinarlo ai pittori naif. Dipingeva la realtà così come la vedeva, forse per fuggire la sua condizione di malessere. I temi erano soprattutto di paesaggistica urbana, che realizzava con precisione maniacale, ponendo con cura ogni pietra, mattone o tegola, che il suo talento reinterpretò secondo una visione personale. Un genere artistico che all'epoca fu molto gradito dai collezionisti e dai mercanti, perché non destinato esclusivamente all'élite. Nonostante la vitalità delle strade di Parigi, la sua introversione e lo stato d'animo malinconico lo indirizzarono a dipingere vicoli stretti e in salita, piazzetti con alberi spogli e rinsecchiti, strade in prospettiva con mura gessose e scrostate, spesso spolverate di neve e quasi sempre in assenza di esseri umani, espressione di solitudine e isolamento. A tratti si notano elementi di espressionismo, anche se non arrivò mai a scrutare l'inconscio e non usò colori naturali. La sua opera può essere distinta in tre periodi precisi. Un primo, detto periodo di Montmagny, che va dal 1904 al 1908, con tendenze impressionistiche e opere ricche di vegetazione. Un secondo, detto periodo bianco, che va dal 1909 al 1914, in cui le forme sono dense di impasti materici e con tonalità di bianco predominante. Un terzo, detto periodo colorato, dopo il 1918, nel quale, pur apparendo una leggera vena malinconica, i toni sono più accesi e posti in maggior contrasto, forse influenzato dallo stile fauve, sviluppando nel frattempo anche una personale pennellata. Di certo non si può sostenere che Utrillo abbia cambiato la storia dell'arte, ma lascia certamente opere di una poetica unica, di impronta crepuscolare per malinconia e semplicità. L'immensa quantità di quadri, purtroppo, è affiancata da un'incredibile quantità di falsi, molti dei quali furono distrutti in piazza durante il governo de Gaulle, tributando così un grande riconoscimento all'artista. Se vuoi essere informato sui prossimi video, iscriviti al canale e attiva la campanella. E se il video ti è piaciuto, non dimenticare un mi piace.